Allora, siamo in via Tettamanti 4 a Busto Arsizio, che è la nuova sede del centro giovanile Stoa, esatto. Che si è trasferito da via Gaeta, esatto. Se non sbaglio, si è trasferito appunto in via Tettamanti. Questa è la nuova sede, oggi si inaugura una mostra e si inaugura anche questo bellissimo spazio. Esatto, non è ancora l'inaugurazione ufficiale, ci tengo a dirlo perché ancora alcune cose mancano, però ci tenevamo ad aprire il prima possibile. Il festival fotografico è sempre una cornice, un'occasione insomma incredibile, perciò avevamo queste storie da raccontare che poi magari vedremo e abbiamo detto vabbè, apriamo, anche se non è tutto quanto pronto. Poi l'inaugurazione in realtà la prevediamo per settembre, quando magari anche la situazione sanitaria sarà ancora più distesa e quindi ce la potremo godere anche un po' di più. Però sì, siamo in questi spazi in maniera più o meno rocambolesca da dicembre a questa parte. Abbiamo lasciato via Gaeta con un poco dolore, comunque eravamo legati a quegli spazi, li avevamo creati comunque noi. Era ormai, a novembre festeggiamo i 10 anni, anche questa è una data significativa. Sì, è da 10 anni che appunto in via Gaeta succedevano cose, quindi si poteva fare vita comune, c'erano degli eventi, c'era la parte più legata alla spiritualità, tutto ciò che accadeva sotto quel portico e che noi speravamo insomma non potesse, cioè non rischiasse di venire meno spostandoci. Quindi all'inizio è stato un po' sofferto, però poi ci siamo resi conto che forse anche il lockdown, questo anno strano di fermo e poi di accelerata, perché appunto dovevamo liberare gli spazi, nel mentre c'è stato un altro lockdown, e ricorderò sempre quando è stato annunciato, perché la decisione è stata presa in maniera repentina. Dall'oggi al domani dovevamo liberare gli spazi perché non sapevamo quanto sarebbe durata la chiusa. Abbiamo cominciato a portare via tutto ciò che c'era in via Gaeta. La cosa che ci rende fieri, secondo me, di cui io sono profondamente grata alle persone che l'hanno fatto con me, è che tutto è stato portato via con noi. Quindi i locali sono stati riarredati con tutto ciò che noi avevamo. Passiamo da qui. Questo sarà uno dei saloni che utilizzeremo, adesso è allestito per appunto la mostra del festival fotografico, però l'idea è che gli spazi possano essere insomma utilizzabili per varie necessità, quindi qui si faranno degli incontri, ci saranno delle esposizioni, ma per ogni cosa per cui questo spazio possa essere utile è decisamente bello, suggestivo, non va arredato insomma. Allora, l'autore è Alessandro Grassani, fotoreporter che ha fatto questi scatti in una regione del Congo, il Nord Kivu, che è una delle regioni più violente del Congo. Questi giorni, tra l'altro, esatto. In mezzo anche a catastrofi esatto. Climatiche. Esatto. Diciamo che è una regione insomma molto in sofferenza. E le storie raccontate da questi scatti sono storie di abuso, di violenza. Lì la condizione femminile è ancora più drammatica rispetto ad altre zone del mondo, nel senso che è stata proprio definita come la peggior regione in cui una donna possa vivere al mondo. Ed è per questo che abbiamo allestito anche un'altra stanza in cui in realtà il focus è dove viviamo noi, cioè quella condizione della donna qui, quali sono le altre forme di violenza. Ho un incarico che ho svolto per un'organizzazione non governativa che mi ha chiesto di documentare come le donne nella provincia del Nord Kivu del Congo, una delle province più violente di quel paese, dove secondo USAID il 57% delle donne che vivono nel paese hanno subito una violenza di qualche tipo, fisica o sessuale, iniziano a diventare padrone del loro destino attraverso i valori dello sport, il pugilato. E queste donne tutte le mattine si ritrovano in diverse palestre di Goma, la capitale del Nord Kivu, il capoluogo del Nord Kivu, e si allenano, che appartiene a questo signor, un ex bambino soldato che ha combattuto la guerra e che a distanza di anni ha deciso di aprire questa palestra. Lui era il campione di boxe del Congo e ha deciso di insegnare a queste donne come difendersi dalle violenze. Siamo super orgogliosi perché abbiamo zappato noi, l'abbiamo segnata a tutti. Ah, avete creato il prato, quindi avete fatto. Sì, molto bello. Disastroso.
Immagino. Quindi veramente messi malissimo perché non avevamo i mezzi, eravamo proprio sgarruppati. A un certo punto abbiamo usato la rastrelliera delle bici per spianare il terreno, cioè veramente non ci aspettavamo che sarebbe cresciuto. Però questo è veramente un angolo di storia importante di Busto, perché questo edificio penso che abbia una storia anche lunga. Decisamente, ha diversi secoli, perché questa era prima l'abitazione del sacerdote, successivamente è stata abitata dalle suore di Maria Ausiliatrice. E adesso le suore si sono trasferite, sono le nostre vicine di casa, le nostre vicine di cortile, e questo spazio è stato adibito a spazio per la pastorale giovanile, per i giovani. Gli abbiamo dato questa apertura e questo fa di qui. In questi giorni la sala studio, credo per tutta l'estate, fino a che insomma ci saranno le sessioni universitarie. Okay. E, però anche questo, basta spostare le bobine, diventa anche quello un tavolo, quindi ci si possono fare le riunioni, sono detti del... cioè insomma uno spazio di lavoro. La sala relax, la caffè, insomma, che qui l'idea è che magari appunto facendo pausa per lo studio uno possa prendersi un caffè e quant'altro. Conversare. Esatto, sì sì. Ok, siamo al piano superiore, e qui ci sono le stanze dove è possibile appunto dormire e, come dicevi, fare vita di comunità. Esatto, sì. E la grande differenza rispetto a Via Gaeta è che qui le camere sono singole, perché sono le vecchie stanze delle suore, mentre al piano di sopra c'è una camerata in mansarda, perché appunto la vita comune va dai 18 anni ai 30, cioè la proposta è per questo raggio d'età. Diciamo che i più piccoli, anche gli adolescenti, piuttosto che 18-19 anni, l'idea è che possano vivere la dinamica della camerata, no? Bella. Mentre per chi è più grande c'è la camera singola. Bene, questa parte sto è anche ostello, e tra gli ostelli della Via Francisco, lungo la Via Francisca, e quindi non vediamo l'ora, insomma, di poter ospitare ancora. E quest'anno appunto hanno già incominciato, non a pernottare, anche perché la sede non era ancora pronta, però sono già passati per i timbri, quindi vuol dire che c'è movimento. Bene. Il festival fotografico, il circolo fotografico magari può venire qui, piuttosto che quindi associazione, un laboratorio di scrittura creativa l'anno prossimo, insomma sia uno spazio ulteriore. Quindi è proprio una piccola cappella che si prega sostanzialmente. Sì, sì, esatto, okay. E ti senti proprio nel cuore comunque della città. Possiamo vedere anche qualcosa di, cioè, fantastico. Abbiamo San Giovanni proprio che è qui che ci guarda.